Catania a riposo e il Lecce capo in casa. Chi festeggia il Trapani, uscito vittorioso dal Granillo di Reggio Calabria in un match spettacolare. Pronti via e sono i padroni di casa a passare in vantaggio. Corapi stende Tulissi in area di rigore, Bianchimano segna il penalty che vale a lui il settimo gol in campionato e alla Regina l'1-0. Ma il Trapani c'è e dopo averlo dimostrato con il palo colpito da Palumbo, lo certifica con la rete del pareggio che porta la firma d'autore di Felice Evacuo, puntuale di testa su calcio d'angolo. Non è passato nemmeno un quarto d'ora e la partita è già esplosa. Toccherà ai due portieri tenere il risultato fermo fino all'intervallo. Furlan è monumentale in diverse occasioni, Cucchietti non gli è da meno dall'altro lato in un botta e risposta che oltre all'abilità dei due estremi difensori evidenzia però anche la mancanza di sangue freddo degli attaccanti. A pagare la cara saranno i calabresi che nella ripresa, dopo aver sfiorato il nuovo vantaggio con Bianchimano, Armeno, Gatti e Tulissi, capitoleranno al cospetto di un Trapani che trema dietro ma punge spesso in avanti. Evacuo e Campagnacci non sfondano, lo fa Scarsella che a un quarto d'ora dalla fine trova il tuffo vincente che regala i tre punti ai siciliani. A cementare la vittoria a tempo praticamente scaduto ci pensa di nuovo Furlan, per la disperazione di una Regina che vede fermarsi a 6 la striscia di risultati utili e a 4 quella dei pareggi e che ora non vince da più di un mese.